Video News di lunedì 13 marzo 2023, questi i titoli: cocaina rosa, il primo sequestro nelle Marche della pericolosissima droga, i muri del silenzio, una nuova pubblicazione sul sisma presentata a San Severino Marche, Paolo Crepè sarà a Civitanova Marche per la rassegna di primavera, infine per lo sport, calcio, ancora un fine settimana amaro per il Tolentino. Il nucleo investigativo dei carabinieri del comando provinciale di Fermo, dopo una minuziosa attività informativa e investigativa, sono riusciti a rintracciare e a far arrestare in Francia un algerino classe 1993 residente a Porto Sant'Elpidio pregiudicato per vari reati. L'uomo si era sottratto alla cattura alla fine del dicembre 2022. Il giovane pregiudicato era riuscito a fuggire in Francia anche grazie alla complicità di alcuni familiari che lo avevano agevolato nella fuga. E andiamo invece nell'Anconetano: i carabinieri del NAS di Ancona hanno arrestato per detenzione fini di spaccio un trentenne italiano titolare di un esercizio di barbieria nel capoluogo marchigiano, perché trovato in possesso di oltre mezzo etto di cocaina rosa o tusi. È una sostanza sintetica composta da chetamina e MDMA, è il primo sequestro di questo tipo di droga pericolosissima, tra l'altro, nelle Marche. Veniamo invece nel maceratese: questa notte il 115 di Civitanova Marche è intervenuto per il rogo di un'auto nella zona di San Marone. Ignoti hanno dato fuoco a una Fiat Punto, le fiamme sono state domate. Sull'accaduto ora indagano le forze dell'ordine, visto che non ci sono dubbi sull'origine dolosa dell'incendio. E lasciamo la cronaca, parliamo invece di agricoltura e di fondi che stanno per arrivare nei territori colpiti dall'alluvione degli scorsi mesi. Vediamo. Un ulteriore significativo passo in avanti del governo nazionale in aiuto della nostra regione, così duramente colpita dalla tragica alluvione del settembre 2022, è quanto evidenzia l'assessore all'agricoltura Andrea Maria Antonini a seguito della recente firma del decreto da parte del ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, che dispone l'estensione degli interventi compensativi rientranti nel Fondo di Solidarietà Nazionale anche alle aziende agricole marchigiane. Desidero ringraziare per questo il ministro Lollobrigida per la vicinanza e la sensibilità dimostrate verso le nostre comunità, così come il presidente Acquaroli per aver prontamente recepito la proposta di sostegno economico per il comparto agricolo, documento che personalmente ho presentato in giunta all'indomani del verificarsi della gravissima emergenza. Si tratta di un intervento molto importante e centrale, quello disposto con carattere di eccezionalità dal governo, che sono certo potrà dare linfa e supporto economico a tante realtà aziendali che hanno patito danni infrastrutturali e ripercussioni economiche evidenti. Sono certo che in sinergia con le istituzioni competenti e in ascolto dei territori, la Regione promuoverà ulteriori misure e azioni progettuali con l'obiettivo di incentivare quanto prima una pronta e decisa ripresa in quelle terre che hanno affrontato così tanti disagi e dolori. Ancora agricoltura: le imprese agricole italiane, soprattutto quelle marchigiane, vengono ad investire in Tanzania. A lanciare l'appello è stato l'ambasciatore del paese africano Tabit Kombo, ospite di Tipicità Festival, kermesse dedicata ai prodotti alimentari tipici in corso a Fermo. La Tanzania è l'ospite d'onore di questa edizione. La nostra terra, detto, è tre volte più grande dell'Italia e solo il 20% della superficie è coltivata. Ancora agricoltura, parliamo però di ghiande, una risorsa del paesaggio e della tradizione alimentare marchigiana da riscoprire e valorizzare. Il tema del progetto di ricerca BioAcornscape, di cui sono responsabili le professoresse Antonietta Laterza e Elena Vittadini della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria dell'Università di Camerino, che è stato finanziato dalla Regione Marche nell'ambito del PSR 2014-2020. E chiudiamo l'ampia pagina dedicata ai temi dell'agricoltura, perché ad Ascoli Piceno si è tenuto un confronto su zootecnia e agroalimentare. C'era anche l'assessore Antonini. Vediamo. Ad Ascoli Piceno un tavolo di confronto su zootecnia e agroalimentare a cavallo della vecchia e della nuova programmazione dei fondi europei del PSR, presente anche l'assessore regionale all'agricoltura Antonini.
Abbiamo uno strumento che è quello del PSR, quindi uno strumento che può, diciamo, dare un po' di sostegno a tutto il mondo dell'allevamento e della zootecnia. Sappiamo che le nostre montagne sono montagne dove c'è molto pascolo, soprattutto di ovini, quindi di pecore, ma non solo, e quindi è importante sostenere questo settore in un momento comunque di difficoltà. Momento di difficoltà dovuto da mille cause e tanti problemi, allora cercheremo, e oggi ne parliamo insieme con loro, di capire effettivamente quali sono le problematiche, ma soprattutto le soluzioni. Noi qualche idea già l'abbiamo, in modo particolare sosterremo di più proprio attraverso dei finanziamenti il pascolo e l'allevamento. Adesso bisogna capire tecnicamente con loro come muoversi in questa situazione, che appunto deve trovare assolutamente delle soluzioni per il comparto. Allora, siamo a cavallo della vecchia programmazione del PSR, quindi è una coda, quindi di fatto noi stamattina utilizzeremo la coda della vecchia programmazione. Dopodiché entreremo anche prevedendo quelle che sono le soluzioni future con il nuovo PSR, che tra l'altro, proprio per complicarci la vita, hanno cambiato nome, si chiama CSR. Quindi quando parliamo di PSR è la programmazione 2014-2020, e adesso 2021-2027 è il CSR. E quindi ecco, cercheremo di trovare una continuità tra questa coda della precedente programmazione PSR e il CSR con quella nuova praticamente. Si è tenuta domenica 12 marzo al Teatro Piermarini di Materica l'assemblea annuale degli Alpini Marche. L'iniziativa, molto partecipata, ha riunito i capi della sezione delle Marche per il consueto appuntamento annuale con diversi punti all'ordine del giorno. Alla mattinata hanno partecipato anche il sindaco di Materica Massimo Baldini e il vice sindaco Denis Cingolani. Da Materica veniamo invece a Tolentino. Per valorizzare il territorio occorre portare avanti iniziative che coinvolgano personaggi del luogo. Il messaggio è stato lanciato dal rettore dell'Università di Macerata, John McCurt, nel corso di un incontro organizzato dal Rotary Club di Tolentino e presieduto da Stefano Ferranti. L'appuntamento si è tenuto qualche sera fa al ristorante Da Lorè a Caccamo di Serrapetrona. All'inizio dell'incontro, che ha destato grande interesse, c'è stato anche l'ingresso di un nuovo socio del Tolentino. Si tratta di Alessandro Bracci, consulente finanziario della BNL. All'evento ha partecipato anche il governatore del distretto 2090, Paolo Signore. E da Tolentino non ci spostiamo, perché in questi giorni è stato donato un defibrillatore al circolo Il Pettirosso. Vediamo. Nell'ambito del progetto Lavori in Corso, ANPAS Lazio, in collaborazione con ANPAS Marche, ha donato un defibrillatore al circolo Il Pettirosso di Tolentino. Ascoltiamo le interviste ai protagonisti. Allora, siamo qua al Pettirosso qui di Tolentino, che è Lega Ambiente, al quale oggi l'ANPAS Marche ha donato un defibrillatore che tengo in mano, ed è la possibilità di poter avere un primo soccorso. Ed è un segno non solo sanitario importante, ma anche di civiltà. Adesso cercheremo di poter incrementare dei corsi per far avvicinare la cittadinanza all'utilizzo del defibrillatore, ma anche alla capacità di poter soccorrere gli altri. E Legambiente è stato sensibile a questa donazione, perché l'ANPAS Marche ci ha donato uno strumento salvavita, e Legambiente si farà, diciamo così, promotrice di corsi che noi come comune cercheremo di portare avanti, estendendo alle scuole ma anche ai comitati di quartiere. Insomma, è un momento di crescita dal punto di vista sociale. E in questo progetto di rigenerazione è arrivato anche il defibrillatore, un'opportunità per noi di mettere a disposizione questa macchina per la salvaguardia della salute di chi entrerà in quest'area verde. Sicuramente noi a disposizione abbiamo una serie di famiglie, di bambini che attraverso la ludoteca del riuso e il centro di educazione ambientale all'interno di tutto l'anno riusciamo a coinvolgere. Anche quest'anno la ludoteca del riuso, che è aperta nei pomeriggi del lunedì, del mercoledì e del venerdì,
accoglie i bambini che vogliono passare 2 ore di laboratorio e insieme. Poi abbiamo le lezioni a scuola del centro di educazione ambientale. E poi che abbiamo? Abbiamo il centro estivo che l'anno scorso ha visto la presenza di 70 bambini, in cui abbiamo a disposizione quest'area che è accogliente, che rende i bambini liberi di giocare e di esprimere se stessi in tutte le proprie emozioni. ANPAS dal 1904 si occupa della persona nella sua interezza. ANPAS è un'associazione nazionale pubbliche assistenze, è presente nelle Marche con 43 pubbliche assistenze e si occupa di attività sanitarie, di protezione civile, sociale, quindi a 360 gradi si occupa dei cittadini, delle comunità rispetto ai temi della salute, della sicurezza, della prevenzione da più di 100 anni. E per questo motivo all'interno del progetto Lavori in Corso Tolentino, che è già iniziato da un paio d'anni e si concluderà ad agosto di quest'anno, grazie alle strumentazioni che sono state donate per questo tipo di attività, abbiamo reputato opportuno lasciare un pezzo di noi all'interno della comunità di Tolentino. In questo caso il defibrillatore che è stato donato al circolo Il Pettirosso aiuterà coloro i quali si trovassero in una condizione improvvisa per diciamo così riportare alle condizioni precedenti la persona che improvvisamente appunto ha subito un arresto cardiaco e comunque è la condizione per cui il cuore, ecco, non ha la sua ritmicità solita. Questo sarà possibile grazie all'apporto del defibrillatore, di quanti parteciperanno ai corsi di formazione, si informeranno a come utilizzarlo, ma in generale alla comunità tutta, perché sarà a disposizione di tutti i cittadini, anche di quelli che si dovessero trovare improvvisamente in una condizione del genere. I Muri del Silenzio è l'ultimo lavoro di Silvia Tamburiello e di Miriam Rosa Togni. La pubblicazione, edita da Ventura Edizioni, verrà presentata nella Sala Aleandri del Teatro Feronia domenica 2 aprile alle 17 da I Teatri di San Severino. Nel corso dell'iniziativa verranno presentate anche riflessioni, storie e emozioni dedicate alle vite del sisma e dopo il sisma, con letture di Patrizia Giardini e Marcello Moscoloni. E da San Severino Marche andiamo invece a Sefro. Abbiamo raggiunto un grande risultato, aggiungendo alla lista già nutrita di opere pubbliche finanziate interventi strategici per oltre 3 milioni di euro. Sono queste le prime parole del consigliere comunale con delega alla ricostruzione Corrado Carminelli all'indomani dell'incontro che si è tenuto a Camerino sulla rigenerazione urbana post sisma 2016, alla presenza anche del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. E dal sisma andiamo invece a parlare di motori che rombano, che sono stati protagonisti in questi giorni a Tolentino. Vediamo. Tanta la passione e tanta la voglia di guidare questi bolidi. Assolutamente, dai, ci siamo messi in gioco, abbiamo creato questo team è nato nelle Marche, la sede è a San Ginesio, qui a Tolentino siamo stati invitati dall'amministrazione comunale, non potevamo mancare, anche perché correndo con Ferrari siamo qui oggi alla Poltrona Frau, che è uno dei fornitori storici e maggiori di Ferrari. Quindi il connubio direi che è perfetto. Dicevamo, tanto lavoro scuro per cercare di mettere su un team del genere, per far sì che praticamente questi voli possano volare, se così possiamo dire, sia in Italia che in Europa. Assolutamente sì, quest'anno infatti noi insieme a Best Lab, che è il nostro team di riferimento, faremo sia il campionato italiano, che è composto da 4 tappe, nei maggiori circuiti italiani, ma quest'anno abbiamo deciso, perlomeno io, Maurizio Pidorri l'ha fatto già per diversi anni, di fare l'europeo, il monomarca Ferrari, il Challenge. Abbiamo il primo appuntamento adesso dal 24 al 26 marzo a Valencia e poi la seconda tappa sarà qui alle porte delle Marche a Misano, e cercheremo di fare la nostra solita promozione. Un fine settimana che la città ha respirato quanto di bello
può respirare, ma anche merito della città. Quindi come amministrazione abbiamo fortemente voluto questo evento, è una storia di amicizia, un team che fa parte, oltre la passione, è anche, come vediamo dietro, rappresenta le attività del territorio, tanto che il team è beneficiario del patrocinio sia della Regione Marche che del Comune di Tolentino. Come dicevamo, appunto, due giorni in cui la Piazza delle Libertà ha fatto da location per quanto riguarda appunto queste macchine e soprattutto anche per, ovviamente, il tutto per quanto riguarda anche il discorso di dare visibilità a un mondo particolare come quello dei motori. Certamente la nostra Piazza della Libertà, che credo conosci benissimo, il mondo dello sport altresì che conosci benissimo, caro Mario, sì, abbiamo voluto fortemente, ripeto, questa cosa perché comunque dà una visibilità al territorio importante, perché diciamocelo, no? Il territorio è un territorio molto importante, molto laborioso, ma soprattutto con delle eccellenze straordinarie. Raccontaci un attimino a quale velocità può arrivare una Ferrari del genere. Beh, questa macchina a Monza raggiunge 300 km/h. Considerate che noi siamo limitati un po' di velocità perché abbiamo alettoni, abbiamo un carico aerodinamico che ci rallenta. Una stradale va anche molto più forte. Quanti anni di vita ha questo bolide? Questa è del 2016. Quest'anno è l'ultimo anno che gareggiano nel Ferrari Challenge, quindi ha 7 anni, però è ancora competitiva. È ancora una macchina da primi posti in qualsiasi competizione, sia GT né Endurance Sprint, ancora vince. Passiamo alla cultura. Nell'ambito dei festeggiamenti per il terzo centenario della morte di San Pacifico Divini e dei centenari francescani delle Marche, sabato 18 marzo il Teatro Comunale Feronia ospiterà alle ore 9.30 una giornata di studio. L'incontro, che sarà moderato dalla professoressa Francesca Bartolacci dell'Università di Macerata, sarà introdotto dai saluti istituzionali del sindaco della città di San Severino Marche. E da San Severino Marche andiamo invece a Civitanova perché l'azienda dei teatri annuncia il gran finale del suo programma di primavera. Giovedì 18 maggio alle 21.15 sarà al teatro Annibal Caro Paolo Crepè che presenterà i comizi d'autore Dialogo Sentimentale. L'appuntamento è in collaborazione con Amat per una produzione di Teatro Ristori di Verona e la distribuzione di Reggio Iniziative Culturali. Questa era la nostra ultima notizia. Prima dello sport andiamo a vedere che tempo farà per la giornata di domani. Il meteo per martedì 14 marzo 2023, cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso, precipitazioni nel pomeriggio con rovesci o isolati temporali, temperature minime in aumento e massime in diminuzione, venti moderati sud-occidentali, mare mosso.